Cittadini fanesi si prestano a celebrare il patrono della propria città e della diocesi. È nel pieno dello svolgimento il programma in occasione della festa di San Paterniano. Le iniziative sono partite da giovedì 7 luglio con la Santa Messa presieduta da Don Giorgio Giovanelli e dal concerto d'organo del maestro Angel Hortas. Questa sera, venerdì 8, il Frate Mago farà divertire i più piccoli a partire dalle ore 21:15 all'interno del chiostro. Il programma proseguirà poi sabato 9 e domenica 10 luglio. Sabato 9 seguitiamo con le celebrazioni alle ore 18:30 con il nostro nuovo parroco della Basilica Cattedrale del Duomo, e Don Giorgio Giovanelli, che ci dirà la sua parola. Lo attendiamo perché è la prima volta che viene a San Paterniano. E poi alla sera il terzo concerto, che sarà tenuto dall'orchestra di fiati, fanno un fortuna. E poi il giorno della festa, il 10, ci sarà una serie di messe. La prima verrà celebrata dal nostro padre ministro provinciale, padre Sergio Lorenzini, poi 8:30 l'altra messa, 9:30 e alle 11 il nostro vescovo Armando, che celebrerà per la cittadinanza la presenza delle varie autorità civili e militari. Ecco, qui avremo una piccola, diciamo, sorpresa. Per la prima volta, ecco, canterà un coro della Basilica di San Paterniano. E poi, ecco, andiamo avanti con la serata, al solito di nuovo alle 18:30 il nostro parroco, Don Giorgio, e qui concluderemo la festa con un'altra messa del nostro vescovo alle ore 21. E qui pure credo ci sarà molta, ma molta gente. Quindi un invito anche a tutti i fanesi, ecco, di essere presenti, di onorare il loro patrono, che ci aiuti veramente nelle difficoltà della vita, ci sostenga, ci dia coraggio anche ad essere testimoni del Vangelo. Per chi non ha la possibilità di partecipare alle celebrazioni, la Santa Messa delle ore 11 di domenica 10 luglio verrà trasmessa in diretta sul canale 19 di Fano TV. La Basilica rimarrà aperta tutti i giorni fino alle ore 23 e sarà possibile partecipare alla pesca di beneficenza dei frati minori cappuccini. Grande assente anche per questa edizione la tradizionale tombola di San Paterniano.